Parliamo invece adesso del legame covalente. Atomi poco distanti nella tavola periodica hanno una bassa differenza di elettronegatività. Questa non è sufficiente a strappare elettroni da un atomo verso l'altro e quindi gli atomi mettono in comune i loro elettroni. Nel legame covalente due o più atomi mettono in comune una o più coppie di elettroni di valenza. Il composto che si forma è detto composto molecolare o covalente. Quindi abbiamo due atomi anche della stessa specie, quindi con una differenza di elettronegatività praticamente nulla, che possono mettere in comune i loro elettroni per formare un orbitale globale di tutta quanta la molecola che avvolge entrambi gli atomi e li mantiene uniti. Qui abbiamo due atomi di cloro, hanno la stessa energia di ionizzazione, quindi la differenza algebrica è zero, e mettono in comune gli elettroni creando un orbitale unico. In questo caso possiamo distinguere due tipi di legami covalenti, quello polare e quello apolare. Quello apolare è quando gli elettroni sono distribuiti in modo omogeneo e abbiamo che non c'è una zona prevalentemente positiva e una prevalentemente negativa della molecola. Invece, quello polare, quando invece c'è una differenza di elettronegatività, anche se poca, tra i due atomi legati, e abbiamo che gli elettroni tendono ad addensarsi più da un lato che dall'altro, creando così un polo prevalentemente negativo e uno prevalentemente positivo, e quindi la molecola risulta polarizzata. I legami apolari sono legami covalenti tra gli atomi della stessa specie chimica, mentre quelli polari sono legami tra specie chimiche diverse. La polarizzazione di una molecola dipende dalla distribuzione della nube elettronica e dalla simmetria della sua formula di struttura. Per esempio, qui vediamo molecole fatte da atomi della stessa specie chimica. Ovviamente, visto che la differenza di elettronegatività è pressoché nulla tra le due, abbiamo che la nube elettronica si distribuisce in modo omogeneo, non creando addensamenti di carica o zone meno dense di carica, quindi qui non abbiamo poli positivi o negativi. Se invece la molecola è formata da atomi che hanno una buona differenza di elettronegatività tra gli atomi che la compongono, ci saranno zone più addensate di elettroni e zone meno addensate di elettroni. Qui abbiamo due casi di due atomi con specie chimiche diverse, però nel caso del metano, nonostante la differenza tra l'elettronegatività del carbonio e dell'idrogeno sia abbastanza rilevante, la distribuzione regolare o comunque sia simmetrica degli idrogeni intorno al carbonio comunque distribuisce la nube elettronica degli elettroni messi in comune in modo omogeneo intorno alla molecola e quindi in questo caso, anche se la molecola è fatta da specie chimiche diverse, non abbiamo delle zone propriamente polari, mentre nel caso dell'acqua, in cui la molecola è totalmente asimmetrica, avremo un addensamento di elettroni nella zona dell'ossigeno e un impoverimento di elettroni nella zona dell'idrogeno, creando un polo negativo e due poli positivi. Quindi la molecola risulterà polarizzata. Vedremo poi che il carattere polarizzato o non polarizzato della molecola avrà poi un effetto sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza stessa che compone. Anche con la simbologia di Lewis è possibile rappresentare i legami covalenti polari e apolari. Qui vediamo ad esempio l'acido cloridico HCl, idrogeno e cloro sono legati in modo covalente. Visto che cloro è molto più elettronegativo dell'idrogeno, la nube elettronica sarà più addensata verso cloro, creando un polo negativo, mentre l'idrogeno sarà più scoperto dagli elettroni, esponendo il suo nucleo positivo all'esterno e quindi avrà un polo positivo. La molecola è polarizzata. Se invece io ho due atomi della stessa specie chimica, come due clori, che hanno la stessa energia di elettronegatività e quindi differenza pari a zero, la nube elettronica è distribuita in modo omogeneo e la molecola non ha poli, quindi non è polarizzata. Possiamo quindi riassumere il legame ionico e covalente come un legame agli estremi. Ad esempio, se la differenza di elettronegatività è nulla, come nel caso di due atomi della stessa specie chimica, il legame sarà un covalente puro e gli elettroni sono messi in comune in modo omogeneo. Se invece abbiamo una differenza di energia elettronegativa moderata o comunque sia bassa, abbiamo che gli elettroni sono comunque messi in comune, ma con una nube elettronica differenziata in base alla elettronegatività degli atomi stessi. Mentre se la differenza di elettronegatività è molto elevata, maggiore di 1,9, abbiamo che la molecola è fortemente polarizzata, tanto polarizzata che i due atomi non hanno una nube elettronica condivisa, ma semplicemente uno ha rubato elettroni all'altro, acquisendo una carica elettrica
elettriche diventando ioni e quindi il legame è puramente ionico, non c'è una condivisione di elettroni, semplicemente sono attaccati perché i loro poli opposti sono molto forti e attraggono i due atomi. Quindi in questo caso possiamo dire che il legame ionico è una versione molto estrema di legame covalente, anche se sono classificati in modo diverso. Vediamo invece cosa succede quando sono più di due atomi a legarsi. La stessa coppia di atomi può mettere in comune più di un legame tra loro, creando così legami doppi o tripli. Qui vediamo alcuni esempi, questi sono tutti quanti legami covalenti. Idrogeno, idrogeno, fluoro, fluoro, quindi questi sono covalenti puri. Carbonio, ossigeno, stavolta un legame doppio con il carbonio e l'ossigeno, questo è un legame covalente. In questo caso i due ossigeni distribuiscono la carica elettrica in modo omogeneo e questa molecola non è polarizzata. Anche qui abbiamo una molecola covalente, però i quattro fluori distribuiscono in modo omogeneo la nube elettronica condivisa, anche qui non abbiamo polarizzazione. Qui abbiamo altri esempi, ossigeno-ossigeno, azoto-azoto. Nel caso della molecola dell'ossigeno abbiamo due legami covalenti condivisi, simboleggiati con due trattini, ogni trattino corrisponde a un singolo legame covalente, quindi una coppia di elettroni condivisa, mentre l'azoto, che ha tre coppie di elettroni condivise, forma un legame triplo e quindi sono tre trattini, e qui simboleggiato sia con Lewis che con la simbologia dei trattini. Ogni trattino corrisponde a un legame covalente. I legami covalenti vengono raffigurati con una linea che collega i due atomi legati. Un legame covalente doppio o triplo vengono rappresentati con linee doppie o triple, è quello che ho appena detto. Andiamo avanti e parliamo ancora di una versione particolare di covalente, che è il legame dativo. Questo è un legame covalente particolare. In questo caso è solamente uno degli atomi a fornire tutti e due gli elettroni per il legame. Quindi c'è un atomo che dà tutti e due gli elettroni e un atomo invece che non mette in comune nulla, ma che riceve solamente. C'è l'atomo datore e l'atomo ricevente. È rappresentata con una freccia, quindi la freccia va dall'atomo donatore all'atomo ricevente, e qui vediamo che si possono formare legami anche di questo tipo. Se l'atomo ricevente non ha un elettrone da condividere, può comunque accettare una coppia completa dell'atomo donatore. Quindi, se l'atomo ricevente non ha un elettrone spaiato, ma un orbitale completamente vuoto, può cedere questo orbitale completamente vuoto alla coppia di elettroni accoppiati dell'atomo con cui si sta legando. E quindi vedete qui diversi esempi, sempre rappresentati con delle frecce che vanno dall'atomo donatore all'atomo accettore. Qui vediamo un altro esempio: il fluoro dona una coppia completa di elettroni del legame con l'antimonio, l'antimonio è questo, e quindi abbiamo questo tipo di legame. Le molecole poliatomiche possono essere rappresentate con la simbologia di Lewis per comprendere quali sono gli elettroni di legame nella formula di struttura. E quindi vediamo qui alcuni esempi. Questo è solamente un estratto della mia lezione sui legami chimici. Nella lezione completa parlerò del rapporto che c'è tra l'energia di ionizzazione di un atomo e i legami che questo può fare con altri atomi. Parlerò del legame metallico, parlerò degli orbitali ibridi, specialmente quello del carbonio, vedremo le forze intramolecolari, come ad esempio il legame idrogeno, ma non solo, e poi quando parlerò di legami multipli, vedremo la differenza che c'è tra il legame sigma e il legame pi greco. Potete trovare tutto il mio corso della chimica facile e in particolare anche questa lezione, la numero 4, sui legami chimici e le molecole, sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook, Prof. Antonio Lo Iacono. Grazie.